Rubrica Medicina Regione Lazio.it. Carissimi amici ascoltatori, sempre puntuali, ci troviamo all'interno di questa nostra importante rubrica, contenitore di tanti professionisti, tanti settori diversi che riguardano la medicina, tanti argomenti interessanti, salute, prevenzione e benessere a 360 gradi. Oggi sono in compagnia di un dottore otorino del San Camillo e parleremo nella fattispecie di rinoallergologia. Non perdiamo tempo, affrontiamo vari aspetti importanti e facciamolo assieme al dottor Stefano Millarelli. Benvenuto all'interno della rubrica. Grazie. Grazie a lei, salve dottor Millarelli, un saluto agli ascoltatori. Dunque, salve, iniziamo subito. Rinoallergologia, cosa indica, cosa sta ad esprimere questo termine e come si caratterizza il tutto? Beh, diciamo che questo termine in realtà è la fusione di una porzione di due specialità, la parte otorino-laringoiatrica e la parte allergologica. È molto diffusa questa diciamo subspecialità, perché sono aumentate notevolmente quelle che sono le patologie rinologiche e anche le patologie allergologiche. Questo è un campo che mi vede interessato da circa, non ho mai perso il conto, ma dal 1987-89, quindi insomma sono abbastanza anziano, con il capello bianco. Insomma, per 31 anni di attività non sono attività pochi. Di questa conoscenza. Io sono uno specialista non soltanto in otorinolaringoiatria, ma anche in allergologia. E questo fa sì che si possa affrontare l'argomento nella sua interezza, sia nella parte diciamo di tipo diagnostico che nella parte terapeutica. Ecco dottore, un argomento, sì. Apriamo e chiudiamo parentesi, altrimenti rischieremo di dilungarci troppo, un argomento che è anche attuale, quello dell'allergologia, e riguarda quello che stiamo vivendo in questo difficile periodo, anche si parla molto tramite esperti. Apriamo, ripeto, e chiudiamo parentesi, sì. E condividiamo se possibile tutto questo assieme agli ascoltatori tramite i canali, profili social, sì. Non tutti ovviamente ne facciamo lo stesso uso, ancora più importanti sono il dialogo, la conoscenza e la condivisione umana, come sì. Avviene in questo momento. Andiamo avanti, sì. Ecco. Tanti professionisti nel settore, ma ognuno ha un po' il suo modus operandi. Come si concentra, come porta avanti e focalizza lei il suo lavoro in tale ambito? Quali gli aspetti di maggiore responsabilità e aspetti soprattutto che i pazienti trascurano maggiormente quando si parla di rinoallergologia? Beh, diciamo che in primis l'aspetto medico è fondamentale. Noi come otorinolaringoiatri nasciamo anche un po' chirurghi, ma non ci dimentichiamo di essere prima dei medici, quindi bisogna prima affrontare l'argomento, la patologia nell'aspetto medico, nel porre offrire al paziente quella che è un substrato di terapie mediche ed eventualmente successivamente poi valutare insieme al paziente il tipo di interventi che deve essere affrontato da parte sua o da parte ovviamente di ciò che si ritiene più utile per lui, per il paziente stesso. Non ci dimentichiamo di valutare il paziente e di trattare il paziente come un familiare. Questo deve essere un aspetto che secondo me non va mai dimenticato da parte nostra, da parte del medico, che vede sempre deve valutare colui che ha davanti e deve trattarlo come fosse un familiare e avesse una patologia che vengono poi valutate direttamente assolutamente. Insomma, le conoscenze da parte vostra e il progresso sono importanti, ma c'è anche la componente umana che costituisce, fa la differenza in ogni singolo caso, insomma, in virtù del fatto che ogni professionista è diverso, e la componente umana è importante perché si crea spesso un rapporto di fiducia che si porta avanti nel tempo tra paziente e dottore. È esattamente vero, perché io effettivamente ho dei pazienti che
ho conosciuto quando erano bambini e adesso sono laureati in medicina e continuano a venire da me, li ho trattati e ormai li considero degli amici. Insomma. E magari insomma la ringraziano anche, ci sono dei ringraziamenti perché ovviamente è bello, no? Si è creato questo rapporto, sì, e il tutto viene naturale e riempie anche il cuore, perché no? Possiamo dire tante cose, appunto, ci sono quindi delle gratificazioni in tutto questo. Stiamo parlando di un argomento molto importante, mi riallaccio un po' a quanto ha detto nell'introduzione, che è un fattore in sempre più aumento. Possiamo anche ricercare il tutto nella causa all'ambiente? Ci sono cause ambientali che amplificano la rino all'ecologia? Sì, sicuramente ci sono cause ambientali, c'è un peggioramento delle qualità, diciamo, ambientali nel nostro modus vivendi e si è praticamente osservato che, a parte, diciamo, quelle che sono le cause genetiche, per cui ovviamente chi ha una familiarità per allergologie, per patologie allergiche è percentualmente più soggetto ad allergie, esiste anche però un aspetto, appunto, come dicevamo, di tipo ambientale, e questo fa sì che il numero e la patologia allergica e non allergica a livello delle difficoltà nasali, delle difficoltà respiratorie, non sono respiratorie alte ma anche respiratorie basse, sia in netto peggioramento. Quindi questo corrisponde anche a una necessità di prevenire e di avere un stile di vita sicuramente migliore rispetto all'attuale. Insomma. Assolutamente, lo smog, l'alta concentrazione di inquinamento non favoriscono sicuramente il tutto, anzi favoriscono l'insorgere, facilitano l'insorgere di tali patologie problematiche. Siamo giunti in conclusione perché questo è un mondo molto vasto, la rinoallergologia stessa richiederebbe ancora tanti aspetti da affrontare, ma insomma spero fin qui di averla accompagnata in maniera efficace, anche condividendo il tutto assieme agli ascoltatori. Dottore, che dire, quanto è cambiato però questo mondo, il mondo dell'otorino laringoiatria nel tempo, e soprattutto la rinoallergologia, l'approccio da parte di voi professionisti, medici, dottori, ma anche da parte del paziente dall'altra parte, come è cambiato tutto questo negli ultimi anni, come si è trasformato? Beh, innanzitutto diciamo che, come dicevo inizialmente, l'allergologia è una porzione, perché di otorinolaringoiatria è una porzione di appunto allergologia che è sempre più invischiata da parte di un numero elevato di terapie che vengono offerte al paziente. Bisogna essere effettivamente molto aderenti alle linee guida per dare al paziente la possibilità di avere la migliore terapia, e si sono modificati anche gli aspetti normativi per la terapia, perché esistono attualmente delle classi farmacologiche che devono essere somministrate secondo delle linee guida che vengono date dalla... Assolutamente, questo è sicuramente un qualcosa che poi si può approfondire, insomma, tramite anche al professionista di turno in un certo tipo di rapporto. Siamo giunti in conclusione. Quali consigli possiamo dare a tutti coloro che in ascolto, alle prese con la problematica di rinoallergologia, in maniera efficace? Diciamo innanzitutto che l'aspetto della difficoltà respiratoria nasale, che ci coinvolge, diciamo, non tutti ma molte persone, sono dato da una necessità di fare una giusta diagnosi, perché altrimenti si incorre in un discorso di terapie che non sono efficaci. Quindi bisogna innanzitutto avere la
necessità, l'accortezza sì, di rivolgersi a centri specializzati che possono affrontare, come dicevamo all'inizio, l'argomento nella sua interezza, insomma, non certo nel valutare, nel fare un'automedicazione che potrebbe dare più danno che non beneficio, insomma, ecco, questo è il è anche un messaggio importante frutto della sua esperienza e professionalità. Ecco, un mondo che cambierà ulteriormente, insomma, vedremo cosa accadrà giorno dopo giorno, in continua trasformazione ed evoluzione anch'esso, come tutta la medicina, insomma, in tal senso. Io la ringrazio di aver preso parte alla nostra rubrica, essere stato nostro ospite, le auguro davvero il meglio a 360 gradi. Grazie a lei. Saluto agli spettatori e radioascoltatori. Grazie davvero. Passiamo ai contatti. Dottor Stefano Millarelli, otorino del San Camillo, abbiamo parlato di rinoallergologia, il 339-7920-399 è il numero di cellulare, Roma la città di riferimento, l'indirizzo email millarelli@tiscali.it. Un saluto ancora al dottor Stefano Millarelli, un saluto a tutti, grazie.